Ciao, in questo filmato cercherò di ripercorrere i primi passi del percorso di integrazione che ha portato a quella che oggi è l'Unione Europea, nel tentativo di chiarire chi se l'è sognata, come se l'immaginava e soprattutto perché la voleva. Prima di cominciare ci tengo a ricordare che si tratta della mia sintesi personale, basata sullo studio dei testi che ho indicato in descrizione e filtrati con la mia testa, e che si tratta indubbiamente di un approccio parziale, in particolare dal momento che non toccherò la questione economica, ma affronterò l'argomento principalmente dal punto di vista della storia e delle relazioni internazionali. Chi ha dato origine al percorso di integrazione europea? È da qui che voglio partire. E la prima risposta è molto semplice, un po' gli europei e un po' gli americani. Ma adesso vediamo di complicarla a dovere e di parlare di quello che avevano in mente. L'idea era quella di una confederazione di stati europei ed è un progetto che affonda le sue radici nel primo dopoguerra come frutto della riflessione di intellettuali e di politici, dai liberali fino ai socialisti, di fronte alla crisi delle democrazie liberali in Europa. Riflessioni che si ispiravano al pensiero di molti federalisti e al progetto kantiano per una pace perpetua. In realtà il primo a parlare di pace perpetua è stato l'abate di Saint-Pierre ai primi del Settecento. Settecento che è stato un secolo di guerra continua e proprio per questo un secolo di grande critica alla guerra. I conflitti armati sembravano praticamente inevitabili, dal momento che gli stati non riconoscevano alcuna autorità superiore investita del potere di dirimere le controversie. Saint-Pierre allora pensa a un'unione di regni e di repubbliche europee che dia vita a un congresso permanente in grado di garantire una sorta di arbitrato perpetuo in modo tale che questi la smettano di farsi la guerra tra loro, ma senza che sia necessario stravolgere i loro ordinamenti interni a livello politico o sociale, proprio presi così come sono. In realtà questo è un progetto che si avvicina molto all'Unione Europea odierna, il cui motto, non a caso, è In varietate concordia. Ora, molti fra gli illuministi, in particolare Voltaire e Rousseau, si rendono conto di quanto sia problematico un progetto del genere, perché loro riconoscono la guerra come parte costitutiva dell'esperienza politica, anche se è la cosa peggiore. Quindi è necessario un progetto di pace se non altro come esito utilitaristico di un discorso sull'interesse nazionale. Rousseau, commentando Saint-Pierre e la sua unione di regni, propone un governo federativo che unisca i popoli con legami simili a quelli che uniscono gli individui. Per Rousseau non si può risolvere il problema delle relazioni esterne fra gli stati prescindendo dalle forme interne di organizzazione dello Stato. Quindi bisogna lavorare per realizzare libertà e uguaglianza dentro lo Stato, che è la sua proposta del contratto sociale, e poi unire gli stati fra loro con vincoli simili. E questo è il passaggio che precede Kant. La pace in Kant diventa un imperativo normativo. Il progetto prevede l'unione dei popoli in una sorta di lega della pace fino all'affermazione di un diritto cosmopolitico. Il succo è che finora la razionalità politica si è espressa in una sovranità che si voleva razionale solo dentro, al proprio interno, come una ragione escludente ed esclusiva, sempre pronta alla guerra per trionfare e soprattutto per salvaguardare i propri interessi. E per Kant è proprio questa reciproca conflittualità tra gli stati a rendere doverosa la pace perpetua, che quindi non è un'utopia degli stati tutti amici coi coniglietti che saltano intorno, ma deriva da un'esigenza logica e morale. Si deve fare in modo che il diritto internazionale non consista più nello ius ad bellum dei singoli stati. Il diritto internazionale deve diventare il diritto della comunità di stati e deve fondarsi sopra una federazione di liberi stati che rinunciano volontariamente al diritto sovrano alla guerra. In questo modo si delinea una sfera di convivenza che abbraccia tutto il pianeta e che è obbligata giuridicamente. Non è un'intenzione o una predisposizione d'animo che mi cambia domani mattina e siamo punto a capo. È un obbligo giuridico che deve essere indipendente dal diritto interno dei singoli paesi. Ma le condizioni necessarie per realizzare questa sfera di convivenza non sono solo la reciprocità e la giustizia. È necessario trovare un modo di vincolare gli stati fra loro in modo tale che non si possa più tornare indietro. Può sembrare ovvio, ma se si pensa che il 23 giugno il Regno Unito va alle urne per decidere se uscire o meno dall'Unione Europea, forse sembra un po' meno ovvio. Ora, il progetto kantiano era sicuramente molto lungimirante, anche se gli stati europei di fatto hanno tirato dritto. Ad ogni modo, tutti questi bei discorsi di cosmopolitismo, di pace e di tolleranza sono stati spazzati via. Prima ancora che dalle guerre mondiali, sono stati soppiantati dalla riflessione francese e tedesca sul concetto di nazione. Ma già dal primo dopoguerra tornano a farsi sentire nelle pagine dei federalisti. Ora, la versione classica della teoria del federalismo è molto semplice.
Uno Stato federale si costituisce in seguito a una decisione fondamentale da parte di un gruppo di Stati, i quali scelgono di cedere parte della loro sovranità a un organismo superiore, un governo federale, e lo fanno per perseguire due obiettivi precisi: la sicurezza e la prosperità. Ed è proprio questo che avevano in testa Altiero Spinelli e Ernesto Rossi, che scrissero il Manifesto di Ventotene nel 1943, in cui dichiaravano che soltanto gli Stati Uniti d'Europa avrebbero potuto sottomettere i nazionalismi e garantire la pace. E nel giro di pochi anni questo progetto ricevette un forte impulso da parte dei movimenti nazionali di resistenza al nazifascismo. Quindi alla fine degli anni 40 l'idea di una comunità di Stati europei comincia a prendere forma, con l'obiettivo di far fronte in primo luogo alla necessità di scongiurare un altro bagno di sangue causato dal conflitto dei nazionalismi. Ma evitare altre guerre non era l'unica esigenza alla quale il progetto di integrazione doveva rispondere. Bisogna aggiungere almeno un altro obiettivo, quello di rialzarsi. La Seconda Guerra Mondiale aveva messo in ginocchio i paesi europei e in mezzo alle macerie del dopoguerra la ripresa economica era una questione di primaria importanza. La necessità era quella di riaffermarsi sullo scenario mondiale, solo che lo scenario era radicalmente cambiato nel corso dei decenni precedenti. I paesi europei non solo non erano più potenze militari, e nemmeno il Regno Unito aveva più molte carte da giocare in questo senso, ma non avevano più la capacità di orientare le proprie economie, e questo non solo per via della guerra. Basta pensare che nei primi decenni del Novecento aveva cominciato ad affermarsi il sistema delle imprese multinazionali, che per definizione attraversano i confini dei singoli stati e quindi sfuggono alle loro redini. Quindi si tratta di far fronte a questioni che non sono più soltanto interne ai singoli stati o ai singoli sistemi politici, ma che superano e attraversano i confini nazionali. Nel frattempo, la tensione tra Stati Uniti e Unione Sovietica cominciava a crescere. Nel 1946 Winston Churchill parla per la prima volta di un sipario, una cortina di ferro calata sull'Europa. Il quadro delle relazioni internazionali si stava modificando profondamente in direzione di un sistema bipolare, la cui linea di confine andava da Stettino a Trieste, spaccando in due la Germania. Ed è in questo contesto che comincia a delinearsi il progetto di integrazione europea. Un progetto problematico in quanto vedeva affiancarsi, ma talvolta anche scontrarsi, gli obiettivi degli statunitensi e quelli degli europei. Europei che ad ogni modo non avrebbero neanche potuto alzare più di tanto la cresta dal momento che erano indebitati fino al collo con gli americani. Ma gli Stati Uniti non avevano alcuna intenzione di mettersi a fare gli strozzini, anche perché temevano che le macerie del dopoguerra in Europa potessero costituire un terreno fertile per le simpatie rivoluzionarie che avrebbero aperto le porte al comunismo. La politica americana di contenimento del blocco sovietico si delineò nella proclamazione della dottrina Truman, dal nome dell'allora presidente degli Stati Uniti, che nel marzo del 47 tenne un discorso di fronte al Congresso che segnò un punto di non ritorno. Si trattava di un manifesto ideologico globale anticomunista. In sostanza, il progetto si basava sull'accettazione della supremazia sovietica in Est Europa, ma era determinato a frenare l'avanzata del comunismo soprattutto tramite aiuti economici per la ricostruzione. Gli Stati Uniti misero sul tavolo il cosiddetto Piano Marshall, un progetto di ricostruzione europea secondo le linee del capitalismo cooperativo e integrato. L'idea era favorire la ricostruzione e poi regolare i debiti. In realtà la proposta di aderire al piano Marshall fu estesa anche all'Unione Sovietica e a tutti i paesi satelliti. Però non c'è da stupirsi, perché il Policy Planning Staff chiariva che l'offerta andava sì avanzata anche ai sovietici, ma a una serie di condizioni che non avrebbero mai accettato, in modo tale che si autoescludessero. Per dirne una, bisognava rendere pubblici i bilanci, cosa che l'Unione Sovietica non avrebbe mai potuto accettare, dal momento che aveva un enorme bilancio militare segreto che era parecchio in contrasto con le sue dichiarazioni in materia di politica estera. Quindi l'offerta fu rifiutata dal ministro degli esteri sovietico Molotov, il quale accusò gli Stati Uniti di imperialismo economico, dicendo che in realtà gli americani volevano creare un'organizzazione che permettesse loro di interferire nelle questioni interne dei paesi membri e dirigerne lo sviluppo. Che poi i sovietici, in quanto a interferire, facessero altrettanto, o peggio, o meglio, o in maniera più o meno esplicita, ci possiamo fare mattina. Però la sostanza è che si chiuse ogni spazio di collaborazione tra i due blocchi ideologicamente opposti. Blocchi che ora andavano consolidati e le zone più sensibili ovviamente erano quelle di confine.
E dicevamo che la cortina di ferro spaccava a metà la Germania, quindi gli statunitensi ritenevano assolutamente necessario il consolidamento della Germania Ovest nel blocco occidentale e soprattutto il suo riarmo, anche se incastrato nel quadro di una comunità di difesa europea a guida americana. Dopo il colpo di stato comunista a Praga del 1948, Francia, Gran Bretagna e paesi del Benelux firmarono a Bruxelles un patto cinquantennale di cooperazione per assicurarsi un piano di difesa e scongiurare la rinascita di un pericolo tedesco. Ma nonostante l'indice puntato contro la Germania, era chiaramente un patto antisovietico. I firmatari del patto di Bruxelles speravano nell'adesione da parte degli Stati Uniti, il che era tutto meno che ovvio dal momento che la politica estera americana ruotava intorno alla dottrina Washington e al monito di Thomas Jefferson di non sottoscrivere alleanze militari con nessuno. Ma al tempo stesso l'amministrazione Truman cominciava a considerare necessaria una presenza americana diretta nel quadro della sicurezza dell'Europa occidentale. In sostanza, l'idea di Truman era fare tutto quello che era necessario per garantire un orizzonte generale stabile e quindi funzionale al ruolo americano di primato del mondo. Quindi in ambito militare si trattava di piazzare basi in giro per tutto il blocco occidentale. Questo anche per dare garanzia agli alleati per la loro sicurezza, ma sicuramente per dare garanzia agli Stati Uniti di controllare direttamente il quadro di difesa. Il progetto americano era quello di riordinare il mondo in chiave di un multilateralismo economico in cui il primato produttivo degli Stati Uniti reggeva tutto il quadro delle interdipendenze tra i diversi paesi. Perciò il tutto si basava sulla collocazione del dollaro come moneta fondamentale per i pagamenti internazionali, secondo il quadro elaborato in occasione della conferenza di Bretton Woods nel luglio del 1944. E arriviamo alla NATO. Il 4 aprile del 49 viene firmato a Washington il Patto Atlantico, un accordo difensivo che comprendeva i paesi del Patto di Bruxelles più gli Stati Uniti, il Canada, l'Islanda, la Danimarca, la Norvegia, il Portogallo e l'Italia. Fu inoltre creata un'organizzazione militare permanente con sede a Bruxelles, la NATO appunto. Immediatamente Mosca accusò Washington di voler indebolire le Nazioni Unite. Ma Truman dichiarò che il patto atlantico, per il suo carattere difensivo, rientrava a pieno titolo in quegli accordi regionali di sicurezza conformi allo statuto dell'ONU. Ma la questione difensiva a livello europeo non era ancora sistemata. Il problema era far digerire l'idea di un esercito europeo alla Francia, che non aveva la minima intenzione di accettare un riarmo tedesco 5 anni dopo aver liberato Parigi dall'occupazione nazista. E non solo, in realtà la Francia aveva anche cominciato a approfittarsene un pochino della situazione tedesca, che era molto precaria, per assicurarsi di sfruttare tutto il carbone della Saar, nonostante ne avesse riconosciuto l'autonomia e ben sapendo che si trattava di un giochino pericoloso. Ma per una volta nella storia qualcuno propone un progetto molto lungimirante. Non è chiaro se l'idea sia venuta prima ai francesi o al cancelliere tedesco Adenauer, ma sta di fatto che il 9 maggio 1950 è il giorno in cui è stata pronunciata la Dichiarazione Schuman. Riprendendo le linee del piano elaborato dal suo stretto collaboratore Jean Monnet, propose alla Germania Ovest di mettere in comune la produzione e il commercio di carbone e acciaio, le due materie prime alla base dello sviluppo industriale e militare europeo. Cosa avevano da guadagnarci i tedeschi? Togliere dalle mani dei francesi il giochino dello sfruttamento dei bacini di carbone e acciaio per darlo in mano a un'autorità superiore. E cosa avevano da guadagnarci i francesi? L'idea era proprio quella di poter controllare la ripresa produttiva tedesca, civile e soprattutto militare. E ci tenevano parecchio, dal momento che i tedeschi nei soli 70 anni precedenti li avevano invasi 3 volte. Il progetto ebbe anche un enorme impatto simbolico. Le due nazioni europee, che sembravano in guerra perenne, decidevano non solo di abbandonare qualsiasi contenzioso bellico, ma addirittura di integrare uno dei settori industriali di maggiore importanza strategica e che era stato all'origine di quegli scontri. Pochi mesi più tardi, la proposta di condividere la produzione di carbone e acciaio venne allargata ad altri 4 stati europei, 6 in totale, ovvero Francia, Germania Ovest, Italia e Benelux. Nell'aprile del 1951 si giunse alla firma a Parigi del Trattato della CECA, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. Ma nonostante gli enormi passi compiuti dalla Germania Ovest nel consolidare la propria democrazia e nonostante l'ingresso nella CECA nel 1951, la Francia era ancora molto titubante nei confronti dell'ipotesi di un riarmo tedesco, che invece per gli americani era, come dicevamo, prioritario.
Allora, il ministro francese Plevin propose di includere piccole unità tedesche, ma a patto che fossero strettamente vincolate al sistema di difesa europeo. Quindi venne messo a punto un progetto per la formazione di un esercito unificato, al quale ogni paese avrebbe fornito le truppe necessarie. Nel 1952 venne firmato il primo accordo sulla Comunità Europea di Difesa, la CED. Ma il progetto fallì per l'opposizione del Parlamento francese e il progetto era partito proprio dalla Francia. Ma oltretutto i paesi europei erano ancora molto restii di fronte all'idea di una comunità che non avesse più solo scopi economici. E il trattato CED prevedeva al suo interno anche la creazione di una vera e propria comunità politica europea, clausola questa fortemente voluta dal presidente del Consiglio italiano, De Gasperi, che a sua volta era stato molto influenzato da Altiero Spinelli, quello del Manifesto di Ventotene. Ma nonostante il fallimento della CED, gli ottimi risultati ottenuti dalla CECA spinsero i governi firmatari a proseguire in direzione di un accordo che non riguardasse più soltanto la produzione di carbone e acciaio, ma che coinvolgesse più in generale le politiche economiche nazionali e la possibilità di creare un'area comune di libero scambio. La ripresa del progetto europeista fu dovuta, in questa nuova fase, soprattutto all'opera di mediazione politico-diplomatica del primo ministro belga Paul Henri Spaak. Un negoziato continuo e un compromesso tra tendenze americane ed europee misero a capo un sistema articolato che tentava di bilanciare le esigenze politiche nazionali di controllo e quelle economiche internazionali di liberalizzazione. L'idea era che un mercato comune europeo avrebbe aiutato anche a ridurre la diseguaglianza economica rispetto alla potenza guida americana e quindi favorito l'autonomia rispetto agli Stati Uniti. Nel giugno del 1955 Spaak convocò la conferenza di Messina, dove i sei paesi della CECA posero le basi per la creazione di un mercato economico comune, costruito sulla base di un'unione doganale per i prodotti agricoli e industriali e una serie di liberalizzazioni dei movimenti dei capitali, delle persone, anche se all'inizio limitatamente ai lavoratori, e dei servizi, e di una comunità europea per la gestione dell'energia atomica. Questo progetto si realizzò compiutamente 2 anni dopo, con la firma, il 25 marzo 1957, del Trattato di Roma, che istituiva la CEE, quindi la Comunità Economica Europea, e l'Euratom. Tra gli organi principali della CEE, alcuni dei quali erano nati in seno alla CECA, vi erano la Commissione, che aveva compiti di natura tecnica e di attuazione, il Consiglio dei Ministri, formato dagli Stati membri rappresentati dal Ministro competente sull'argomento in agenda, la Corte di Giustizia e l'Assemblea Comune, che oggi è il Parlamento Europeo. Ora, se ci mettiamo ad analizzare le modalità di cooperazione tra gli Stati europei che hanno dato vita in sequenza al mercato comune, alla Comunità Economica Europea e all'Unione Europea, vediamo che il tutto è stato dominato all'inizio dalle teorie funzionaliste. Secondo queste teorie, in estrema sintesi, i processi di integrazione nascono quando alcuni stati mettono in comune determinate attività e risorse economiche e possono proseguire fin tanto che quegli stati traggono benefici, essenzialmente economici, da quelle stesse modalità di cooperazione. Da lì in poi il proseguimento nel cammino di integrazione risulta molto probabile perché se la cooperazione in un settore ha successo, produce domande e opportunità di collaborazione anche in altri settori. E questo è il fenomeno definito di spillover, che oggi tradurremo con tracimazione. E quindi la cooperazione apporta benefici che via via crescono e si espandono. Quindi se l'esigenza di ogni singolo paese europeo nel secondo dopoguerra era quella di risollevare la propria economia, gli effetti di spillover avrebbero accelerato la ripresa economica e quindi aiutato gli stati a rialzarsi. Ma erano effetti che avrebbero potuto manifestarsi solo in un sistema di cooperazione fra gli stati. E per quanto non ci sia dubbio che la pace e la prosperità ce l'avessero in testa tutti e quindi che abbiano costituito motivazioni effettive degli statisti che hanno dato vita alle prime organizzazioni sovranazionali europee, non c'è nemmeno il dubbio che il processo di integrazione europea per molto tempo è stato dominato da tecnocrati principalmente interessati allo sviluppo economico e dagli interessi, anch'essi prevalentemente economici, dei singoli stati membri e dei loro governi. Il processo di unificazione politica è stato e per certi versi è ancora dominato dagli interessi statali, che sono in special modo economici, e quindi dalle preferenze dei governanti nazionali che, per vocazione, per definizione, difendono il benessere dei loro stati e lo antepongono a qualsiasi propensione sovranazionale.
E questa è in estrema sintesi la teoria dell'intergovernativismo. Però dal 57 a oggi lo scenario è cambiato molto ed è per questo motivo che nel prossimo filmato parlerò un pochino della storia dei trattati più interessanti e di come l'Europa dei piccoli passi pensata da Schuman abbia aumentato progressivamente i propri membri, le proprie istituzioni e le proprie competenze e sia diventata un'organizzazione internazionale diversa da tutte le altre. E per concludere questo filmato con uno di quegli schemi fatti proprio per amore degli schemi, difatti io li detesto, vi lascio al mio ultimo scarabocchio, sperando che anche questo possa aiutare a chiarire un argomento che comunque resta molto complesso, e ci vediamo con il prossimo video di questa serie. Non ci riesco a far svampire.